Da colori rilassanti a soluzioni furbe, in questo video vediamo come arredare la camera da letto per renderla un perfetto rifugio dove riposare bene e ricaricare le proprie energie. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di architettura sensoriale. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, consigli per arredarla e qualche idea fatta te per rinnovarne il look. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere avvisati quando esce un nuovo video. Qui sul canale ne trovate già svariati sul tema della camera da letto, da come arredarla in stile minimalista, a come caratterizzare la parete del letto, alle ispirazioni sulle palette per tinteggiare le pareti. Vi lascio la playlist che li contiene tutti nella descrizione qui sotto. Una camera da letto perfetta per le proprie esigenze la intendo non solo a livello estetico, ma soprattutto per conciliare un buon riposo. E visto che nel mondo di oggi la prassi è essere stressati, direi che dormire bene è un punto importante per ricaricare le nostre energie. Come ormai saprete se mi seguite, i colori influenzano tantissimo la percezione di uno spazio e le sensazioni che questo comunica. Sono anche un ottimo modo per conferire agli ambienti un nuovo aspetto più fresco e moderno a costi davvero contenuti. La camera da letto è tra gli ambienti che dovrebbero generare un'atmosfera accogliente e pacifica, dal momento che appunto lo scopo è farci riposare e dormire bene. Come indicato nel video, sui colori più giusti e adatti per una camera da letto sono da preferire le tinte fredde, che infondono calma e tranquillità, risultando rilassanti ed introspettivi. Quindi tonalità sul blu, sul verde, sul viola. Nella scelta dei toni per la camera da letto tenete anche in considerazione il colore del 2024 di cui vi ho parlato qualche settimana fa, ovvero il Pantone Peach Fuzz, una morbida e vellutata sfumatura di arancio. È vero che è un colore caldo, ma l'arancione non aumenta la frequenza cardiaca e inoltre, essendo una sfumatura così tenue e delicata, non si può definire così attivante. Inoltre, ponendolo sulla parete della testiera, lo vedrete soltanto entrando in camera e non mentre riposate. Sono indicati anche i toni neutri caldi, che restano chiari e luminosi, ma a differenza del bianco, conferiscono quell'aspetto vellutato e avvolgente, come ad esempio il beige, il tortora chiaro o il color corda. Se volete altre ispirazioni, vi lascio qui sotto tutti i video sui colori per tinteggiare le pareti che ho analizzato. Altro aspetto da considerare nell'arredare una camera da letto e per renderla perfetta sono i materiali. Il contatto con la natura per l'essere umano è molto importante, quindi utilizzare materiali che ne appartengono o che comunque la richiamano sicuramente apporta dei benefici. Ad esempio, il legno è tra i materiali adatti a questo scopo. Se state progettando la vostra camera, potete valutare di inserire un pavimento in legno o effetto legno. In questo secondo caso, scegliendo un laminato o un vinilico, potrete andare in sovrapposizione alla pavimentazione esistente. Attenzione però alle porte che potrebbe essere necessario tagliare.
Altro modo per utilizzare il legno è come rivestimento, quindi per esempio per armadi o comodini, oppure potete realizzare una boa serie bassa dietro il letto. Potete aggiungere complementi quali tappeto, lampada a sospensione o altre piccole decorazioni in altri materiali naturali come il rattan. Una camera da letto affollata non sarà il luogo giusto in cui riposarsi. Infatti, troppi stimoli visivi non consentono allo sguardo di riposarsi e a volte, anche a seconda del momento che stiamo vivendo, possono, generare un po' d'ansia, metterci in uno stato di agitazione, spesso a livello inconscio. C'è da dire però che quando si parla di stimoli, ognuno di noi ha la propria tolleranza. Quindi dovrete valutare voi la quantità giusta di oggetti da avere intorno affinché percepiate benessere e comfort. Se volete approfondire questo argomento, vi consiglio il video in cui ho parlato di come ridurre il disordine visivo. Il link è sempre in descrizione. Per una camera da letto perfetta non sottovalutate neanche gli stimoli uditivi. Il silenzio è qualcosa di fondamentale in una stanza in cui si deve riposare. Questo soprattutto se siete delle persone introverse, come la sottoscritta, che hanno necessariamente bisogno di silenzio per ricaricare le proprie energie. Il mondo là fuori può essere estenuante. Se siete introversi, vi lascio il link ad un video molto particolare che ho realizzato sempre nella descrizione qui sotto. Come ottenere il silenzio per avere un ambiente ovattato? Questo chiaramente se vivete in città caotiche, non se siete immersi nella natura. Se siete ancora in fase di progettazione, il primo passo è scegliere i giusti infissi, che possono avere un vetrocamera più largo o anche un triplo vetro, isolando sia acusticamente che termicamente. Se invece avete già arredato la vostra camera, potete valutare dei pannelli isolanti. Sapevate che quei famosi pannelli con gli stelli che vedete spesso e di cui mi chiedete spesso nascono in realtà proprio per isolare? Infatti dietro hanno uno strato di feltro, li trovate in vari colori e sono in vendita anche dalle Leroy Merlin. Oltre ai colori, anche l'illuminazione determina l'atmosfera che un ambiente è in grado di comunicare. Forse saprete che la luce non è tutta uguale, ma ha diversi colori e si parla di temperatura colore. Le lampadine LED che troviamo in commercio, che possiamo acquistare, possono essere di generalmente tre tipi: dalla luce fredda, neutra o naturale o calda. E trovate l'indicazione sulla confezione espressa appunto in gradi Kelvin indicati con il simbolo K. Mi raccomando, bandite dalla vostra casa lampadine dalla luce fredda che si aggira intorno ai 6000 Kelvin. Preferite un bianco naturale o un bianco caldo, che trovate a livello commerciale rispettivamente indicati come 4000 Kelvin o 2700 Kelvin. Alternate questi due tipi di illuminazione perché hanno due scopi diversi. La luce naturale, quella bianca da 4000 Kelvin, serve per vedere bene senza affaticare la vista ed è in grado di riprodurre fedelmente i colori. Per esempio, per la camera da letto usatela per la zona armadio. La luce calda, che è quella più giallina di 2700 Kelvin, aiuta invece a creare atmosfera e a rilassarsi. Usatela quindi, ad esempio, per le abat-jour, oppure se avete delle gole luminose. Ultimo
consiglio, ma non per importanza, è sempre legato a cosa ci comunica lo spazio che abbiamo intorno a livello inconscio. Se vi chiedessi di pensare ad un ambiente rilassante e confortevole, sono piuttosto certa che lo immaginereste con tessuti soffici ed elementi dalle forme curve, morbide. La morbidezza quindi non è soltanto qualcosa che possiamo toccare, ma che anche solo visivamente ci mette in uno stato più rilassato. Queste sensazioni tenetele presenti nella scelta di arredi e tessili per la camera da letto, quindi anche lenzuola, coperte e cuscini. Spero che questi consigli su come arredare una camera da letto perfetta per noi vi siano d'aiuto. Vi ricordo che trovate nella descrizione qui sotto link utili e le immagini che abbiamo visto in questo video, anche qualcuna in più, in una bacheca sul profilo Pinterest Zeoma Design. Cosa rende perfetta l'atmosfera della vostra camera? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!